Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Non pensavo ci saremmo visti così in fretta. Io sono Valeria e oggi parleremo di un mucchio di cose diverse. Prima di cominciare, sì, i miei capelli sono osceni e deliranti perché ieri, in un delirio da vivo da sole, venerdì sera sono chiusa a casa. Che faccio? Mi sono fatta i boccoli con la cinta dell'accappatoio. Prima o poi, però, se riuscirò a diventare un'esperta vi farò un tutorial, ve lo giuro. È uscita questa cosa qui e non mi andava di rilavarmi i capelli perché questa piega è anche impossibile da togliere. E quindi rimaniamo così. Mi dispiace, questa non è la mia chioma normale per chi fosse appena arrivato su questi lidi. E seconda cosa, decisamente più importante, il mio codice sconto con Happiness Boutique è tornato attivo. Troverete tutte le informazioni nell'info box. Come sapete, io e Happiness Boutique collaboriamo ormai da un anno. È un brand di gioielli che pianta un albero per ogni gioiello venduto. E a questo giro mi hanno inviato questo bellissimo choker in perle di fiume, veramente, veramente bello. E poi mi hanno inviato due earcuff. Sapete, se mi seguite, che gli earcuff sono la mia mania del momento. E sono questi qui in argento, placcato oro. Era una coppia, infatti li porto. Oddio, ciao, mi sono anche dimenticata di mettere gli orecchini in tutto questo oggi. Non fa niente, facciamo finta di niente. E appunto ho anche questo earcuff qui. Vi linkerò il sito, il mio codice, tutte le informazioni che possono risultarvi utili nell'info box. E sappiate, se siete curiosi nei confronti non solo di Happiness Boutique, ma in generale di tutta la mia collezione di gioielli, che gli ho dedicato un intero video che ora vi linkerò nelle schede e nell'info box. E lì vedete veramente tutto, tutto, tutto quello che posseggo, anche perché io qui a Milano ho quattro cose in croce. Infatti, quando mi è arrivato il pacco di Happiness in ufficio, è stato il primissimo pacco che io ho ricevuto qui a Milano. Ho tipo iniziato a lanciare dei mini urli perché non solo ero felicissima di ricevere qualcosa, ma anche perché si trattava di qualcosa di familiare. Ecco, in un contesto completamente estraneo, in una vita completamente nuova, mi è arrivato questo pacco di Happiness Boutique, l'ho scartato e ho detto: Oddio, casa, cose conosciute, cose tangibili che la mia mente può ricollegare a vecchi ricordi. È stato stupendo. In ogni caso, parlato di questo, arriviamo a quello che è l'argomento principale del video. Sono tornata. Come sapete, se mi seguite su Instagram, sono ReadBlogRepeat, anche lì mi sono presa una settimana di pausa sia da YouTube sia da Instagram. Questo perché io negli ultimi 10 giorni mi sono trasferita a Milano. Mi sono trasferita a Milano da Lecce, da un paesino più che altro vicino Lecce. Ed è stato un trasferimento fatto letteralmente, ma davvero letteralmente, dall'oggi al domani. Io ho avuto questo lavoro a Milano e mi sono trasferita nell'arco di 5 giorni. E in tutto quest'arco di 5 giorni ho anche iniziato un nuovo lavoro e anche cercato, e straordinariamente, ancora non ci posso credere, trovato casa. Dove siamo in questo momento? Sì, il background dei miei video è decisamente meno aesthetic rispetto a prima. Datemi il tempo di abbellire casa, di ambientarmici e tutto il resto, però ho trovato casa. E oggi, in un video in realtà breve, perché voglio girare a fine mese un Get Ready With Me in cui parliamo effettivamente del trasferimento a Milano, volevo darvi le mie prime impressioni, ecco, su questo abnorme cambiamento. Oggi voi mi vedete felice, allegra. Io una settimana fa piangevo. Io mi sono fatta 2 o 3 giorni di pianti a dirotto per tutta quella che era la situazione, perché nelle ultime 2 settimane avevo accumulato tantissimo stress, soprattutto emotivo e fisico, e arrivata qui in casa, la prima sera passata qui in casa, è come se praticamente si fossero rotti gli argini. Era una sensazione che non provavo da tantissimo tempo, quella di essere esausta, cioè completamente distrutta sotto ogni punto di vista possibile e immaginabile. E sono andata appunto su nelle storie di Instagram e vi ho detto: ragazzi, io devo sparire per un po', perché la sola idea, in quel preciso istante, di mostrarmi in video, di dover essere di intrattenimento, di dover essere allegra, del mostrarvi delle cose, dell'interagire con qualcuno, mi lasciava assolutamente basita. Io non ero in grado di avere dei contatti umani. Infatti, per qualche giorno
E questo me ne è dispiaciuto tantissimo. Ho tagliato fuori anche i miei amici, perché davvero non ero in grado di reggere il contatto umano, ero triste e basta, stavo male e basta. Per fortuna è stata anche una condizione relativa al ciclo mestruale. Ciao, sono Valeria, su questo canale discutiamo di ciclo mestruale più spesso di quanto si possa pensare, però appunto in concomitanza con trasloco mi è venuto il ciclo e quindi ero ancora più a terra di quanto effettivamente potessi e dovessi essere. E ora che è passato tutto, ora che ho aggiustato un pochettino casa, la sto rendendo mia, ecco, sto iniziando a sentirmici a mio agio, mi sto iniziando a sentire a mio agio nel quartiere, nell'andare in giro, va tutto decisamente meglio. E infatti ero molto 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 contenta all'idea di sedermi qui oggi è sabato e raccontarvi un po' di tutto quello che sta succedendo. Ho ricevuto tantissime domande sui social riguardo questo trasferimento, appunto vi risponderò nel corso del tempo. In particolare vi dirò che sì, in questo momento specifico, storico, temporale, affrontare un trasloco da 1200 km è probabilmente la cosa peggiore che si possa pensare di fare. È stato atroce ed è stato il tutto ovviamente aggravato da quella che è la situazione attuale. Io per fortuna arrivavo qui a Milano già con degli amici tanti, amici che mi hanno accolta a braccia aperte, mi hanno fatto sentire assolutamente la benvenuta e mi hanno aiutato, perché vi dirò la verità, appunto mi rivolgo a tutti coloro che stanno pensando di cercare lavoro, cambiare città in questo momento. Io penso che questo trasloco, se non avessi avuto un appoggio qui a Milano, non sarebbe stato assolutamente fattibile. E penso che non ce l'avrei fatta. Sono rimasta una settimana a casa di una mia amica mentre appunto cercavo un appartamento slash stanza qui a Milano e se non ci fosse stata lei a prendersi letteralmente cura di me, se fosse da un bambino di un anno tornata a casa, cioè ero letteralmente in mano sua, ero boh, non so nemmeno come spiegarlo, era un germoglio di quella che conoscete normalmente, sarebbe stato tutto assurdo e inaffrontabile da sola. Per quel che riguarda il cercare casa a Milano, questa è la domanda che ho ricevuto più spesso in assoluto. Per giorni e giorni e giorni i miei DM di Instagram sono stati solo questione di cercare casa a Milano. Io avevo un budget abbastanza ristretto perché non volevo che il 50-80% del mio stipendio finisse in affitto, come credo sia giusto che sia, sinceramente. E gli affitti a Milano sono noti, per essere assurdi e inaffrontabili. Sì, gli affitti a Milano sono assurdi e inaffrontabili ed è una cosa che mi perplime ed è una cosa che mi ha lasciata scioccata del trasferimento. Io avevo iniziato a cercare casa già nel momento in cui questo lavoro mi era stato proposto, perché ho detto, vabbè, io non ci speravo, sinceramente. È una cosa lontanissima, ho detto, Dio, non accadrà mai, sogni che si avverano, Valeria hanno botto di culo nella vita mai. Però comunque avevo iniziato a cercare casa. E pensavo che, vista la situazione attuale, gli affitti fossero almeno un po' calati. Io non so se siano calati da quando è iniziato tutto questo ad oggi. Sa di fatto che, secondo me, per uno stipendio normale, gli affitti sono inaffrontabili qui ed è una cosa che veramente mi intristisce perché preclude una città meravigliosa come Milano a tantissime persone. Nel momento in cui ho trovato casa, ve l'ho fatto sapere sui social, in tantissimi avete chiesto com'è stato, come ho fatto, che strategia, ecco, principalmente ho utilizzato per trovare casa qui. Ragazzi, la mia strategia è stata botta de culo. E nient'altro che io possa dire a riguardo. Nel momento in cui io ho annunciato ai miei amici il mio trasferimento qui a Milano, una mia amica, che è una mia amica pugliese, però che vive qui, ha iniziato ad aiutarmi nella ricerca di casa e un giorno così a caso su WhatsApp mi ha mandato l'annuncio di questo appartamento, al che io ho detto ottimo, perché rientrava nel mio budget, nel budget che mi ero prefissata e si trova in una zona per me comoda per andare in ufficio. Perché io incredibilmente in mezz'ora a piedi, se voglio andarmene a piedi, sono in ufficio, altrimenti ci metto un quarto d'ora di metro. Io ho chiamato l'agenzia, sono venuta a vederla il primo giorno in cui io sono stata qui a Milano e l'ho bloccata immediatamente. Credo di non aver mai preso una decisione così importante in così poco tempo, cioè io nell'arco di mezz'ora ero ok, la voglio, la prendo e appunto è stata semplicemente una botta di fortuna. Questo perché incredibilmente io ora vivo da sola.
Una cosa alla quale ancora io non mi sono totalmente abituata, perché vivo da sola, io ho 28 anni, per la prima volta nella mia esistenza. Io ho vissuto fuori casa da quando avevo 19 anni, però ho sempre avuto o coinquilini o ho convissuto nel momento in cui ero fidanzata. Non ho mai vissuto sola, completamente da sola. Per la prima volta lo faccio. È un'avventura alla quale mi sto approcciando in questo momento e sulla quale conto di aggiornarvi quando avrò effettivamente qualcosa da dire al riguardo, perché è veramente ancora tutto troppo nuovo perché io possa raccogliere pensieri riguardo a questo argomento. Per il momento lo adoro. Adoro vivere da sola, adoro avere i miei spazi. Per riuscire a trovare un connubio fra budget che mi ero prefissata, zona e il poter vivere da sola, sono dovuta scendere a compromessi, perché io abito in un appartamento da 20 metri quadri. Il mio appartamento qui è più piccolo della mia camera da letto in Puglia. Vi può dare un'idea di che cambiamento assurdo e astronomico sia stato per la sottoscritta, e abito anche al quarto piano senza ascensore. Dunque, non è una reggia, non è la sistemazione più comoda sulla faccia della terra. Io in questo momento sono seduta sul mio letto, che in realtà è un divano. Io devo aprire tutte le sere il mio letto per potermici coricare, perché ho un divano letto. Però è mio, non devo rendere assolutamente conto a nessuno di quello che faccio, dei piatti che lavo, dell'ora a cui torno, di come voglio tenere la casa, di come voglio arredarla. È tutto completamente sulle mie spalle, e in più ho una lavatrice, ho un balcone e ho un bidet. Quest'ultimo punto in particolare ho scoperto non essere un punto così scontato nella ricerca di una casa a Milano. Ho un bidet ed è una cosa che mi riempie di gioia, davvero. È una casa che va benissimo per una persona sola. Se fossimo in due non avrebbe assolutamente senso di esistere. E fino ad ora ho avuto un solo ospite, l'amica che mi ha ospitato e nella mia prima settimana a Milano, ovviamente l'ho invitato a cena, le ho voluto offrire una cena. Ci sta, giusti, in due, di certo una festa, quando si potrà non la potrò mai dare nel mio appartamento, ma va benissimo così. È casa mia, la sto rendendo mia nel corso dei giorni. Sono riuscita a fare un sacco di cose che non pensavo assolutamente di essere in grado di fare, fra cui montare dei mobili IKEA completamente da sola e con un coltello al posto di un cacciavite, perché non ho un cacciavite, ed è ok. È ok, ce l'abbiamo fatta a trovare una casa che posso permettermi, ed è stupendo. Anche perché vi dirò, io appunto all'inizio avevo iniziato a cercare singole, perché davo assolutamente per scontato con il mio stipendio di non potermi permettere di vivere da sola a Milano. E le singole hanno dei prezzi che secondo me personalmente non sono veramente né in cielo né in terra. Robe da 600 euro, 650, 700 euro al mese. Per stare magari manco super in centro, non è che dici c'hai vista Duomo e paghi 700 euro al mese per una stanza, comunque stai in zone un po' lontane, devi condividere bagno e cucina. Secondo me, se accettate il consiglio di una persona che comunque è appena arrivata, molto probabilmente cambierà idea nel corso del tempo, si farà una sua conoscenza, ecco, di quella che è la città. Se come me siete disposti a venire a compromessi con voi stessi e abitare letteralmente in un buco, conviene cercarsi dei micro monolocali, perché spendete meno di quanto spendete per andare in singola e siete da soli. Io sono da sola, che cosa meravigliosa. È meraviglioso avere un balcone. In realtà lo sto guardando qui e ci sono i bidoni della spazzatura e poi lo spazio sul balcone e finito. In realtà, ma è stupendo, perché è tutto mio per la prima volta. C'è qualcosa di solo mio, mi sembra incredibile. Io volevo concludere questo video delirante, che in realtà era solo un brevissimo aggiornamento per dirvi che torno sul canale, perché ora emotivamente e psicologicamente mi sento pronta a tornare. Vi volevo dire che mi siete mancati tanto questa settimana e mi sono sentita molto in colpa nell'essere sparita. Io mi sento sempre molto in colpa nel momento in cui sparisco, non è la prima volta che prendo una vacanza da Red Blog Repeat. E non vedevo l'ora di sentirmi pronta a rimettermi davanti alla videocamera, perché per me risulta uno sfogo incredibile. È un mio modo di esprimermi nel mondo, è un mio modo di portare la mia opinione, che per carità varrà quello che varrà. È un mio modo di essere. Questo canale e questa settimana mi siete mancati veramente tanto.
sarò felicissima di editare questo video, di montarlo, di metterlo online. Sarò felicissima di tornare ad essere me stessa, perché io questa settimana non lo sono stata. Era una vita che non ero così a terra, una vita, e mi sono molto spaventata nel momento in cui appunto sono crollata giù, perché so com'è crollare giù, mi era già capitato in passato e mi è capitato di essere giù, di crollare per lunghi periodi di tempo. Ed è partito questo panico in cui mi dicevo, mio Dio, che succede se sarò in questo stato depressivo per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi? Cioè, chi lo sa quando finisce? Invece era qualcosa di legato al primo ostacolo, a tutta la fatica che è derivata dal traslocare, dall'iniziare un nuovo lavoro, dall'iniziare una nuova vita, dal lasciare il mio cane, perché Tommaso ovviamente non è qui con me, non potrei mai permettermi di avere un cane in 20 metri quadri. E alla fine ce l'abbiamo fatta, e non dico di essere la persona più felice sulla faccia della terra, però dico che non ero così contenta della mia esistenza da tanto tempo. Ricominciare a lavorare era la cosa più bella che potesse capitarmi, l'inizio migliore per questo 2021. Poi appunto le difficoltà ci sono sempre, e ci sono le bollette da pagare adesso, ci sono i soldi, la spesa, il pulire, ci sono tantissime cose, il farsi nuovi amici, il crearsi un piccolo spazio all'interno di una città gigatronica come Milano, ma è tutto ok. Ed è tutto ok soprattutto perché sono qui adesso e mi sembrava incredibile poterci arrivare. Io vi mando un grossissimo bacio, vi invito a scrivermi nei commenti magari se avete qualche nuova idea per video strettamente legata a quella che è la mia nuova vita, perché mi farebbe un sacco piacere condividerla con voi e darvi dei consigli dove posso e come posso, e considerato sempre appunto che sono una neofita di tutto questo mondo. E noi torniamo a vederci martedì, giovedì e domenica. Questo mese, almeno questa settimana, la programmazione di Ready Blog Repeat sarà un po' strana, nel senso non ci sarà domenica il video dei prodotti finiti, giovedì il video dei libri, sarà un po' un calderone, perché voglio trovare i miei tempi, i miei spazi e tutto il resto. Da marzo si tornerà alla classica programmazione, martedì random, giovedì libri e domenica con le rubriche fisse. Per il momento spero siate solo contenti di rivedermi, sinceramente. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo giovedì.